Mister X va davanti comunque, la quarta partenza, è stato mandato Opus Com a girare praticamente con il 6. Ha perso moltissimi metri nella giravolta Picolit, che aveva anche perso il numero identificativo. Cavalli in lunghissima fila indiana, Mister X si assume l'onere dell'andatura e probabilmente vuole correre volontariamente davanti e anche a grandi parziali. La giravolta fra i nastri in 15-3, fila indiana lunghissima nelle... Numero 6, Osmar Rossi, squalificato. I, che finisce a tabellone, Lubiana Guasimo segue il leader, forse vorrebbe anche passare, i due si controllano, Dall'Olio aveva spostato, Roma ha fatto forse di no con la testa, intanto sul lento 16-6 si è ricongiunto, ma rimane ovviamente ancora ultimo Picolit a risalire. Davanti all'arrivo di montagna, tutti passivi a seguire il ritmo del battistrada che ha deciso di rallentare. Ci sono Lethal Mast, Osprey Team e poi ancora, intanto seguiamo l'avanzata di Picolit che è stato marcato da tutti. Lo ha fatto Lethal Mast per prendere la scia, poi è andato a prenderla Osprey Team, ma intanto risale in terza ruota, perché ha trovato l'anticipo anche di un altro concorrente che potrebbe essere Opus Como. Picolit, 16-3 la frazione, ha fatto un giro abbastanza tranquillo Mister X, che adesso prende ad aumentare il ritmo. C'è anche Nubiana Guasimo che anticipa la risalita di Picolit, che è andato in terza ruota e li ha trovati davvero tutti a pararlo. 15 di frazione per iniziare l'ultimo chilometro per la curva di sinistra. È andato di fuori anche Imeneo del Ronco, terzo in corda, ed era lui che aveva anticipato Picolit. Terzo in corda, dicevamo, Rione di Brazza a precedere Opus Com. Intanto Mister X sempre al comando, 16 scarsi di dirittura per il passaggio davanti alle tribune contro vento, che è davvero un numero tecnico. Poi ancora 15 e mezzo, adesso viene via Osprey Team dal fondo, mentre Cali Meneo Renco e si è buttato per Varchi Lethal Mast. Intanto anche Picolit ha detto basta e si è fermato prima dei 1.600 di gara. Scappa Mister X, filato da Nubiana Guasimo, 14-8 per arrivare ai 1.600, di fuori anche Orioni di Brazzà, che ha dato un varco interno a Opus Como, ma cerca di progredire. Va in terza ruota Osprey Team, che sembra ancora vitale, addirittura arrivo 14-9 la curva conclusiva, deve stringere i denti Mister X ancora. Numero 2, Nubiana Guasimo, squalificato. Si inserisce Orioni di Brazzà, poi Osprey Team, non ha spazio Lethal Mast nel tratto conclusivo. 1:19.5 la media del vincitore del chilometro, Mister X, ben sostenuto da Antonio Roma, che l'ha indirizzato al comando nonostante un paio di partenze false lo avessero mandato a causa del regolamento a girare al ultimo numero della prima fila. Mister X, dicevamo, il training di Roberto Destro Junior, i colori della scuderia Edera Verde. Andiamo a vedere il replay.